Giungla, c'è uno scimpanzé sull'albero che si sta facendo una canna, uno spinello. Una lucertola passa sotto l'albero e guarda la scena. Scimpanzé! Sei a fa? So fa una canna. Che mi fa fa tu tiri? Via su, la lucertola s'arrampica. Comincia a fumare, dopo 45 minuti che fumava, salivazione azzerata. Guarda lo scimpanzé e fa... Buono sto fuo. Forte sto fuo. Ma andava preso. Come sapere? C'ho animali dalla foresta che mi riforniscono. Gli fa la lucertola, senti, siccome io non c'ho più saliva, scendo alla palude qua sotto, vado a fare un goccio d'acqua. Tu fanne un'altra che poi rivengo su. Lo scimpanzé la guarda e gli fa, va a rinfrescare. La lucertola scende. Arriva alla palude, sta bevendo, solo che stava talmente sconvolta, intossicata, che non vede l'arrivo della palude, ci casca dentro e sta per affogare. Capirai, il coccodrillo vede che la lucertola se sta affogando, cugina in terza, nota. La pia sulla capoccia, mette su arriva, la guarda e gli fa, ah, ma che no, vedi che c'è sta l'arriva a sta palude, ma che te sei imbriacata? E la lucertola, parli facile te, ma io so 45 minuti e sto fuori, eh? Io sono 45 minuti che so fuà. Che ha detto? Io sono 45 minuti che so fumà. Ma con chi si è fumato? Con lo scimpanzé sull'albero c'è un fumo. Ma che sei matta? Quello è uno spacciatore, dice il coccodrillo. Quello sta ammazza tutti gli animali della foresta. Fermate qua, che mo due parole gli vada Dio. E il coccodrillo striscia, scista, arriva sotto l'albero da due capocciate. O scimpanzé si affaccia, guarda sotto e fa... Ah, Luce, ma quanta acqua ti sei bevuta?